Ancora un fine settimana di scorribande tra Piazza della Badia e strade limitrofe. Ragazzi, giovani, giovanissimi che urinano per strada, spaccano porte. I residenti davvero non ce la fanno più. C'è di molta movida e gruppi di ragazzi senza mascherine, senza niente. Cosa fanno questi ragazzi? Berciano, si ritrovano in gruppetti, poi fanno i bisogni da tutte le parti. A me mi hanno sfondato il portone, questo qua. Ieri mattina la mia sorella è tornata e mi ha detto che avevano rotto il portone. I vigili alle 22:19 mi hanno detto che erano in sciopero, quindi di chiamare la polizia. Ho chiamato la polizia alle 22:19. Dopodiché è successo il gran bailamme, li ho richiamati a mezzanotte e mi hanno risposto stessa cosa, quando possiamo interveniamo. Alle 2 è sceso qualcuno da qui per mandar via i ragazzi e credo che la polizia non sia mai venuta. Va avanti da anni e non se ne può più. E quindi soprattutto che intervengano e ci sia una pattuglia fissa. Perché il controllo è poco. E poi i ragazzi si spostano dalla Piazza della Badia, vengono su di qua, girano nel vicolino qui oppure su cima, insomma fanno un po' quel che li pare. Poi i bar non hanno forse tanta accoglienza per i bagni, quindi qui è un pochino più di controllo alternato tra polizia, vigili, insomma trovare il sistema di muoversi un po' di più per vedere se questi ragazzi stanno un pochino più calmi. Il problema non solo, signora, non si risolve, peggiora. E questo è il dramma, perché io sono quella che ho avuto poi, tra l'altro, un mese fa, la macchina e l'unotto della mia Mercedes è spaccato e è stato messo anche attraverso la stampa, l'ha fatto vedere, e quindi con gli oneri che poi sono dovuti fare per accomodarlo, per fare tante cose. La notte non si vive. Io l'altra sera avevo degli ospiti, avevo un funzionario a dormire da me, ha dovuto chiedere il permesso perché c'erano questi ragazzi tutti distesi davanti al portone. Io sono scesa un paio di volte, ma li mandi via, ritornano, bevono, vomitano, urina. Avete visto, questa strada è diventata veramente, si dice, una latrina a cielo aperto. Ci ripetiamo a dire queste cose, però purtroppo è la pura verità. Notte scorsa, qui di fronte è stato spaccato il portone della signora La Greca, hanno spaccato non solo il portone, il vetro. Ora io mi volevo rendere conto, se lo spaccano a me, come hanno spaccato la macchina, il portone, il vetro, a me mi entrano anche in casa, perché io ho sia il portoncino per le camere che per il primo appartamento. Allora, rendetevi conto, io sono costretta, uscivo adesso, perché devo mettere delle telecamere a mie spese, perché nessuno... richieste, non richieste, guardi, l'abbiamo provato di tutto, sindaco, prefetti, tutto quello che si poteva provare, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto questo comitato spazi al centro, facciamo di tutto, ci sforziamo, però non riusciamo a fare nulla. Questa è la situazione, non grave, gravissima.